Con una delle parti più belle possibilmente questa. E ora mi sa che li dobbiamo a combattere con il team corpo a corpo, come Luca Blight in Shuikoden. Nel frattempo si uniscono quelli là a noi al party definitivamente. Ok, siamo arrivati fin qui. Adesso troviamo Aldric ed eliminiamolo. Giusto, facciamola finita. Il tempo è dalla nostra parte, non possiamo sprecarlo. Precipitatevi al suo posto di comando. Se eliminate il Duca, l'esercito imperiale collasserà. Buona fortuna, comandante Nova. Buona fortuna, tenente Sein. Dobbiamo sbrigarci, Nova. E che altro verrà con voi? E beh, me lo state domandando? Voi mi state realmente domandando chi verrà con me? Veramente me lo state domandando? Chi deve venire con me? Con il mio Dream Team? Dove sono gli altri? Oddio. Allora, Reina, Isha, Momo. Oddio, Momo. Ah, vero, c'era Marisa. Però Marisa non la posso utilizzare perché è impegnata dall'altra parte. Oddio, che cacchio ci portiamo? Oddio, chi ci portiamo? Dovrei portarmi Wave, possibilmente, che almeno mi mette davanti. Eh sì, mi ci vuole qualcuno che stia davanti, effettivamente. Perché queste qua hanno le armi di livello basso. Sarebbe lui in realtà, che non è male, però non gli ho modificato neanche le rune. Posso modificare le rune a qualcuno magari? E niente, portiamo Wave. Per Riel ci portiamo per combattere, così almeno magari mi boosta l'attacco. E mettiamo Reina al centro, Sein di lato. Ecco, la formazione è questa. Ok, ci siamo. Andiamo, per la vittoria. Dai, let's go. Buona fortuna a te, mio comandante. Certo, perché ora qua ci sono le battaglie. Le battaglie incredibili. Allora, tu invece... Ah, ecco, vedi, tu mi fai riposare. Sì, riposiamoci. Tra l'altro posso anche salvare. Ora salviamo in un altro slot. Anche se qua ne facciamo veramente poca. Non c'è niente da raccogliere. Quartier generale esercito imperiale. Qua c'è qualcosa? No. Oddio, qui vedi c'è un bel salvataggino. Madonna, guarda quanto cazzo è grosso. Cos'è che brilla qui in fondo? Ovviamente non c'è più spazio nella borsa. Lo so,
stato un brutto colpo qua. Medicina dello spirito. Che questa è quella che cura 500 AOE, se non sbaglio, addirittura. Quindi, proprio... proprio così. Quel fiuto, eccolo lì. La squadra d'assalto dell'Alleanza sarà qui da un momento all'altro, sua grazia. Dobbiamo ritirarci, velocemente. È troppo tardi. Aldric! Bene, bene. Ecco il traditore dei Kessling, il comandante della potente Alleanza. Nova, giusto? Non vi vogliamo qui. Mamma mia. Peccato, perché siamo qui per eliminarti. Sei qui per la mia testa, ragazzo? Eppure la mia causa è importante, poiché sarò io a guidare questo mondo verso una nuova e gloriosa evoluzione. Rivelando il potere delle lenti runiche, guiderò l'umanità verso un futuro migliore. Ma a costo di perdere delle vite innocenti. Siamo qui per porre fine al tuo maledetto piano, Aldric. Il tuo sogno finisce qui. Combatto tutti insieme? Ah no, l'ho detto che c'era lui. L'ho detto. Perdonami, Eric, ma sai cosa voglio da te. Non devo perdonarla di nulla, sua grazia. Ha salvato la mia vita e può usarla come preferisce. Ricorderò per sempre questo atto di fedeltà e coraggio. Non conoscerò onore più grande. L'ho detto che lui se ne andava e si sacrificava lui. Torna qui, Aldric. Lo sapevo. Non un altro passo. Sono Henrik, il generale dell'impero. Lo scudo del duca. La spada del duca. E vi fermerò anche a costo di rimetterci la pelle, la vita e l'anima. Fino alla morte, Sein. Fino alla morte, Nova. Ecco qua. Hanno messo l'altra host. Peccato. Vabbè. Peccato. Allora, tu qua così. Noi qua andiamo così. No, vabbè, non c'è bisogno di sprecare. Madonna. Mi sa che li disintegriamo. Pilastro dell'inferno ha fatto. Counter. Bello. Brava Reina. Quando funziona Reina è tutto più bello. Quando Reina worka è tutto più bello. Ok, ora posso attaccarti singolarmente. Eppure ha una buona resistenza, eh? Gli ho fatto solo 382. Madonna, ha lo stesso moveset di Luca Blight. Il triplo attacco, quello... Il triplo attacco fisico. È lo stesso che ha Luca Blight in Shuriken 2. Attaccava così, nello stesso modo. Vediamo ora quanti danni subisci, dai. Sono curioso. Vediamo quanti danni ti faccio ora. Madonna. 515. E tra l'altro usa il fuoco anche lui. Minchia. Usa il fuoco anche lui come Luca Blight. Minchia, già HP gialli.
Minchia, l'ho disintegrato proprio. Già è in ginocchio. Vabbè, entro sto turno lo uccido. Vai, counter. No. Ah, vedi, si è baffato col fuoco. Madonna, ha lo stesso moveset di Luca Blight, ragazzi. Che stiamo parlando? Ciao. Peccato che è morto così. Vedi, runa della conflagrazione. Che non mi ha dato un cazzo di esperienza, lol. O perché sono troppo forte o perché è fatto apposta così. No, questa assolutamente la prendiamo come runa. E ci togliamo una goccia magica e rip. Sono arrivato un po' troppo overlivellato. Mi sa che sono... Dobbiamo seguire Aldric. Non ve lo permetterò. La lente è... Oddio. Cosa gli sta succedendo? Questa luce proviene da una lente? Sì. Risiede dentro di me. Ha un potere immenso. Dentro di te? È troppo da controllare. Se non fosse per il potere delle lenti, la mia amata, la mia famiglia, non avrei... Non lo farei mai. La causa del duca è solo e io non vi permetterò di ostacolarlo. Aia. Inizia la seconda fase. Ha disattivato l'anello di controllo. Nulla trattiene la magia. Scappate. Ah no. Pensavo ci fosse la seconda fase, tipo lui berserker. Invece no. Già, l'esercito imperiale si sta ritirando. Lo sapevo. Cosa? Vuoi dire che la vittoria è nostra? E il duca? La diserzione del generale Goldwyn sta già mettendo in subbuglio l'esercito imperiale. Il duca è stato bravo a comprendere la situazione. Sa che non ha possibilità di riprendersi il potere. E allora ce l'abbiamo fatta. Abbiamo protetto tutti. Sì, ce l'abbiamo fatta. Adesso camminate a testa alta, perché è arrivato il momento di tornare trionfanti a casa. Adesso sì che parliamo. Non c'è vino più dolce di quello versato dalla botte della vittoria. Ma il problema è un altro, secondo me. E ancora ci sono troppe cose in sospeso, quindi non è finita. Cioè, non può finire così. Eccolo. Vedi, ora si unisce a noi lui. Un altro arrivo perfetto. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Non ce l'avremmo mai fatta senza di te, Marisa. Il mio nome è Marcus. Bel tentativo, schiavo. Generale Goldwyn. Tenente Sein Kessling, sono in debito con te. Senza le tue gesta coraggiose, gli spregevoli esperimenti di Aldric e l'assassinio dell'imperatore non sarebbero mai venuti alla luce. Oh, visto? L'ho detto io che si reclutava Goldwyn. Generale imperiale. Lui è praticamente Kiba. Lui è il Kiba della situazione. Lo sapevo. Lei mi onora, generale. E ora qui arrivano i dragonici. Eccoli qua, gli altri quattro. Electra. Tutti qua sono. Sono felice che stia bene, generale. Cos'è successo? Dopo aver cercato i sopravvissuti a Noristar, ho tenuto un basso profilo nelle terre vicine in attesa del momento giusto. È finito per essere l'ultimissimo momento. Ed ecco Electra. Eh sì, li abbiamo presi tutti, ragazzi. Manca soltanto Lin adesso. Maxim. Qualcosa mi dice che il bravo stratega voleva che andasse così. Eccoli qua. Comandante Nova, con il tuo permesso io e i miei guerrieri dragoniti vorremmo unirci all'alleanza. Siete benvenuti, generale. Vordis. E anche Vieskin. Perfetto. E ora manca l'ultima.
che è Lin, dragonido con un corno. Madonna, guarda che bello con le due spade. Ma perché hai deciso di schierarti con noi? Lady Periel mi ha convinto grazie al suo spirito nobile. Quando ho ripensato a ciò che ho fatto e mi sono confrontato con me stesso, ho provato molta vergogna. L'alleanza ha unito vari tipi di forze ideali. Credo che sia questo il motivo per cui abbiamo vinto. Eh sì, ci sono ancora battaglie da combattere. Ma prima di tutto abbiamo un'altra questione da risolvere. Le città occupate. E anche giustamente la città di Marisa, che adesso può essere riconquistata. Giusto, c'è una cosa che tutti stanno aspettando. Ma devi essere tu a dare l'ordine, comandante. Il cibo, il buffet, il banchetto. Ho sentito dire che c'è un fantastico banchetto pronto di sotto. Beh, non voglio farvi attendere. Mangiate, è un ordine. Visto? Ok, i miei calcoli erano giusti. I miei calcoli erano giusti. C'è qualcosa che non va, generale Vordis? Purtroppo porto delle cattive notizie. Che succede? Il re Salas Bernant è morto in prigione dopo essere stato catturato dall'impero. Il re è morto? Ma non è possibile. Ho giurato che non l'avrei mai abbandonato. Che la sua anima riposi in pace. Se la cosa può consolarvi, sappiate che il duca voleva che rivelasse la posizione del vostro castello, ma lui è rimasto determinato fino all'ultimo. Il suo silenzio è rallentato dall'arrivo dell'impero di una settimana intera. Forse il re si è anche vergognato del modo in cui aveva affrontato il conflitto e alla fine ha voluto rimediare. Se si fosse arreso, oggi le cose sarebbero andate diversamente. Generale, in tempi di pace, il re Salas si è preso cura dei suoi sudditi. Era molto devoto a noi. Tuttavia, ci ha abbandonati nel momento in cui ne avevamo più bisogno. Ma il vero re Salas, quello che ricordo io, era un bravo uomo. Vabbè, però... il suo compito da re purtroppo non è stato al top. Buonasera Nova, ti sei stancato di festeggiare? Più o meno. Tra Garre, Sabine e il generale Kogen le cose stavano diventando un po' troppo rumorose. Ah, e ora festeggiamo noi due? Cosa? What? Già, sembra che si stiano divertendo tutti. Quindi, perché sei qui? Non è da te farmi visita. Mi sono resa conto di non averti ringraziato. Aia. Per cosa? Per il favore che ti ho chiesto, Eltiswise. Non solo hai formato un esercito di resistenza, ma l'hai anche trasformato in un'incredibile casa per tantissima gente. Quindi Nova, grazie. Ma certo, voglio dire, prego. Devo ringraziare anche te, Perry. Non ce l'avrei fatta senza la tua spinta. Lui la chiama Perry comunque ancora, cioè, guardate la confidenza. Quindi, insomma, grazie. Perry? Ricordi quando ti ho detto che mi ricordi qualcuno a me molto caro? Mi rimangio le parole. Da vicino non siete per niente uguali. Cosa vorresti dire? Ti auguro una buona notte. Domani commenteremo ufficialmente la vittoria. Quindi inizia a preparare il discorso. Sogni d'oro, Nova. Qui ci stava il regalino di Perriel, ci stava. Allora, in teoria dovrei entrare lì nel salone delle prove, ma... cioè nel salone delle prove... No, devo scendere sotto. E devo uscire fuori, ma aspettate un secondo. Perché... ma non c'è nessuno dei personaggi. Cazzo. Volevo controllare... è questa la parte prefinale.
Ah. Posso avere la vostra attenzione? Non è come l'ultimo discorso di incoraggiamento. Già, beh, non ci sono più miliardi di persone che vogliono ucciderci. È vero, si fa desiderare l'ultimo. Giusto. Grazie alla vostra determinazione, al vostro coraggio, al vostro spirito, siamo emersi vittoriosi dalla nostra lunga battaglia. E ci riuniamo oggi qui per condividere la nostra gioia. Sono felice che ne siamo usciti vivi. Ma anche se abbiamo vinto la battaglia, la guerra non è finita. Esatto. Non c'è nulla di male a riposarsi per un giorno, però. Sono d'accordo. Comandante Nova, vorresti dirci un paio di parole per, per commemorare la nostra vittoria? Ok. Buona fortuna, ragazzino. Ah, guardalo il pezzo di merda. Vediamo come reagiranno quando avranno abbassato la guardia. Oh no, Periel. Eccola. Eccola. Allora, se io non l'avessi reclutati tutti, sarebbe morta Periel. Probabilmente sarebbe morta. E invece, grazie al fatto che ho recuperato i personaggi, l'ha salvata. Super deviazione. Oh sì, non potevo fare di meglio. Cosa? Che diavolo è appena... Sapevo che quel tipo era un delinquente fin dal primo momento in cui l'ho visto. Ma è riuscito a sfuggirmi e lo sto cercando ovunque in questo maledetto castello. Assassino. Non lasciarlo fuggire. Oh, non fuggirà. Vedi, questa era la scena. Questa era la scena del bisogno. Periel, Nova, adesso potete stare tranquilli. L'assassino è stato preso. Sapevamo che era fuggito dalla sua cella, ma chi l'avrebbe mai pensato che fosse rimasto nel castello per tutto questo tempo? Un vigliacco davvero ostinato, eh? Probabilmente aveva bisogno di fare qualcosa prima di poter tornare dal duca strisciando. È per questo che ha preso di mira Nova. Ci è andato troppo vicino, Nova. Potevi morire. Io? E tu? Sei tu a esserti messo in mezzo quando la freccia... Io cosa? No, ti sbagli. Non lo farei mai. Pensi che butterei via la mia vita prima di aver cancellato quel sorrisetto dal volto di Aldrich? Cavolate. Vero. Comunque, sono felice che siete entrambi bene. Siamo in debito con quella donna. Ha deviato la freccia. È tua sorella, giusto? Ehi, è vero. Non sei riconoscente, Nova? Beh, questa situazione mi ha fatto preoccupare, quindi resterò qui per un po'. Eccola qui. L'ultimo arrivato. Hai riunito 120 eroi. È arrivato anche l'obiettivo. Tac. Perfetto. Favorito dalle rune. Lin. Finché l'antichità non ti chiamerà di nuovo, immagino. Proprio così. Abbiamo fatto tutti i reclutamenti. Ufficiale adesso. È davvero un sollievo che tu sia vivo, comandante. Abbiamo vinto la battaglia e adesso abbiamo un vantaggio, quindi non dobbiamo sprecarlo. Concordo. È arrivato il momento di riprenderci ciò che ci è stato sottratto. Ecco, vedi? Ora riconquisteremo praticamente tutte le parti che abbiamo perso. Incredibile, il blind run, ho fatto il 100% dei PG. Top. Sono contento, sono molto contento. Diversi giorni più tardi le forze alleate colgono l'opportunità di scatenare l'offensiva contro l'impero. Ecco, vedi, e qui ora praticamente stiamo riconquistando tutti i territori. Ah, però questo, vedi, lo stanno facendo come così, come filmato. Soldati, avanzate. Oggi ci riprendiamo la nostra patria. Però sono curioso di vedere se era questo effettivamente, diciamo, la modifica che viene apportata nel momento in cui hai i 120 personaggi, perché Lin l'ho reclutata dopo, quindi forse la scena di Lin che salva Periel c'è comunque, però cambierà forse qualcosa dopo. Vediamo. Ovviamente per il momento non mi vado a cercare nulla per evitare spoiler, poi quando finiremo poi mi andrò a cercare tutte le cose. Casa dolce casa. Ecco, vedi? Ora hanno riconquistato tutti i territori.
Dobbiamo assicurarci che Yharnam torni a essere meraviglioso come in passato prima del suo ritorno. Ecco, vedi, stanno riconquistando tutte le zone, no? Quindi Periel che riconquista Eltiswise, loro che riprendono il castello, cioè hanno ripreso ognuno la propria casa. Siamo a casa, generale. Ma senza re ora come fanno? Deve diventare lei regina. So che vorrebbe che vegliassimo su Norristar e casa Bernhardt in sua vece. Vabbè, si sposano loro due e diventano re e regina. Steiner e Beatrix che diventano re e regina. Buongiorno Nova, come stai oggi? Oh, buongiorno Lian. Vuoi dirigerti alla sala grande? Ci sono grandi notizie sulla campagna di liberazione. Già. Ma questo lo vedremo poi la prossima volta. Sì, sì. Questa parte conclusiva, perché questa sarà veramente la parte conclusiva. Sarà veramente la parte conclusiva di tutto, in generale. E la vedremo la prossima volta. Io l'unica cosa che volevo vedere era che finalmente possiamo avere in party anche Lin, che è già a livello 50 addirittura. È un po' scarsa come statistiche, però, 127-183 come abilità. Però loro due faranno l'attacco combinato, forse. Vediamo, voglio controllare un attimo le stats. Sentite la host alla Final Fantasy 16. Allora, combo di eroi. Combo amichevole. Io e Sein. Combo del cavalca draghi. Ecco, vedi, combo ficcanaso fortunati. Danni da lacerazione ai nemici. Possibilità di ottenere un tesoro. Costo un SP. Ah, quindi anche con lei fa danni AOE. Combo degli eroi completa. Danni estremi da lancio a un nemico. Aumenti l'attacco degli alleati per 3 turni. Costo un SP. Guarda che team però. Garu, CJ, Sane, Isha, Marisa e Nova. Fanno la combo con un solo SP tra l'altro. Cioè fortissimo. Cioè il team definitivo praticamente quello. E tra l'altro dopo che faccio danno aumento l'attacco degli alleati per 3 turni. Fenomenale sta cosa. Vabbè, ma comunque sì, io ora mi devo... Ora arriverà la fase dove io praticamente mi diverto di più. Questa è la fase dove mi diverto di più, perché sapendo che sono praticamente vicino al finale, io adesso qua mi faccio tutti i setup. Se devo livellare qualche personaggio, magari lo cerco di livellare un pochettino. Cerco di fare praticamente tutte quelle... Cioè, ovviamente non credo che li porterò tutti al 99, perché, vabbè, sarebbe un po'... Sarebbe un po' fastidioso, diciamo, tra virgolette. E nessun personaggio da reclutare. Ah, ce li abbiamo tutti? Non ci credo. Numero di personaggi reclutati? 120 su 120. Non ci posso credere, bellissima, che soddisfazione. Grandissima soddisfazione questa. Grandissima soddisfazione. Quindi tra l'altro dovrei prendermi gli altri materiali per ampliare. Devo ampliare anche qua, devo fare il castello tutto... Aspetta, ma io dico qua Gilda... No, questa... Ecco, questa qua devo fare. Aggiungi un altro incarico. Ecco, che se posso farmare i truccioli di albero sacro... Ecco qua. Adesso se ci sono le missioni quelle buone della Gilda sono a posto. Perché così finalmente poi posso... Dov'era quello dell'armeria? Per farmi aumentare il livello delle armi. Qual è quel... Militare... Ecco, questo qua forse. No, puoi convertire materiali in altri lotti di materiale al deposito di...
Questo potrebbe essere carino. Sta host? Sta host è da Final Fantasy 16. Ah, ecco, mi sa che era da qua. Infatti, vedi, aumenta ancora il livello delle armi massime alla forgia. E poi qua massimizza il livello delle armi della forgia. Sì. Allora, se nella gilda adesso posso prendere i truccioli e lo ricalco, sono a posto. Perché... Oh. Eccolo qua, trucciolo o ricalco. Dente di drago antico, perfetto. Minerale di platino, ricalco. Trucciolo di smalto eccellente. Ecco qua. Questi sono gli incarichi che dobbiamo fare adesso. Allora, questo cos'è? Grazie a voi abbiamo un magnifico teatro, ma vorrei una folla più ampia. Potreste aiutarmi ad attirare i clienti? Ad attirare i clienti, quindi qui ci vuole carisma. Allora, aspettate un secondo. Gruppo. No. Sì, gruppo. Missione annullata. Missione annullata e missione annullata. Perché ora devo cambiare tutto. Vabbè, ora lo faccio per conto mio, non è un problema. Va bene, signori. Io direi che per questa sera abbiamo dato. Adesso mi divertirò un pochettino a setappare, fare tutte quelle cosucce che faccio sempre prima di chiudere i giochi di questo genere. Quindi livellare, fare i setup quelli perfetti, quelli buoni, e fare il team definitivo, il team finale che andrà a chiudere l'avventura. E poi niente. E poi ovviamente concluderemo il titolo e poi ci rivedremo in un futuro prossimo, quando ci sarà qualcos'altro da fare in live. Quindi ragazzi, per il momento vi do un bacio, vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro buon fine settimana e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.